Il primo tassello del progetto di rilancio del complesso monumentale di San Paolo è stato posato lo scorso 16 giugno, con la riapertura dei cancelli del giardino su Borgo Giordani, chiuso da anni su richiesta dei residenti. La simbolica apertura è avvenuta alla presenza degli assessori Michela Linovi e Laura Ferraris ed è stata promossa e coordinata dalle associazioni Nostri Borghi, Manifattura Urbana e Gruppo Archeologico VEA. Fin qui tutto bene, ma per cominciare a parlare di rilancio non è sufficiente togliere i sigilli e i cancelli. I laboratori e gli incontri aperti alla cittadinanza sul tema archeologia in giardino, previsti per l'intera estate, sono già partiti, ma quella che non è mai iniziata è una seria riqualificazione di uno degli spazi più intimi e densi di storia del centro storico. Finora la costante sono ancora una volta mozziconi di sigaretta e rifiuti sparsi ovunque, transenni a delimitare l'ingresso alla grotta, oltre a cumuli di sfalci erbosi ammassati in vari punti di quella che, se trattata con maggior cura, potrebbe essere un'oasi di pace e verde. Un cartello avverte che i servizi pubblici sono temporaneamente inaccessibili a causa di atti vandalici. Tuttavia, a uno sguardo anche distratto, è evidente che la folta vegetazione che ricopre l'ingresso dei bagni, non in funzione ormai da diversi anni, non può imputarsi ad atti di teppismo, ma all'incuria e alla mancanza di manutenzione. Preoccupa anche che il comune abbia abbandonato una pericolosa griglia metallica di grandi dimensioni appoggiata a fianco della fontanella per bere, una grave leggerezza sulla quale speriamo si intervenga subito. Per la riqualificazione dell'intero complesso il comune ha a bilancio 2 milioni di euro e altri 3 da trovare. Non si sa se le risorse verranno reperite per completare l'intervento, ma a giudicare da queste immagini non è solo una questione di denaro, ma anche di idee e attenzione, come mostra il cartello che erroneamente indica l'ingresso da via Melloni. L'impressione è che ad oggi ci si sia preoccupati solo di fare una passerella davanti alle telecamere, tralasciando serietà ed impegno. Nel frattempo i cancelli restano aperti, ma i parmigiani quanto ancora dovranno aspettare per vedere davvero il giardino riportato al suo antico splendore?